Però le domande le devo fare io. Ah, qui noi non devo dire. Tu non andate a dire nulla, le domande le devo fare io. Comunque ha detto C il conto alla banca. Ha detto C il conto alla banca. Ma la faccio la C. Complimenti, signore, veramente. E amore, amore. Le domande le faccio io. Ma io proprio niente, niente. No, tu non devi dire niente. Ah, no. Avevo inteso. Le vedi le domande scritte? Io non dico niente. Oh. Cosa ha risposto il marito? Ciro Sibindi. Ciro Sibindi. Sì, mi racconti la seconda Carla Brunca, amì. Signora. Sì. Se suo marito si presentasse di fronte a lei completamente nudo, o meglio vestito da Tarzan, bello veramente, lei lo porterebbe subito A a letto, B sul divano, C dal neurologo? Oh. Chi le fa le domande? Ah, tu. Chi le allora tu fai le domande, io dove sto io? Tu devi stare un passo indietro, passo dietro, perché le domande le faccio io e io consulo. Oh. Comunque ha detto C dal neurologo. C dal neurologo, sì. Amico mio, si vendichi, a letto come preferirebbe vedere sua moglie? A, sexy con un baby doll di pizzo nero. B, tutta nuda con indosso solo due gocce di Chanel. C, col cuscino in faccia. Massimo, le domande le faccio io. Ma io devo fare con te. Ma io niente devo fare. No, le devi segnare. Vabbè. Cosa ha risposto? Col cuscino in faccia. Madonna, ma tanto difficile. Beh, non te la dico. Oh. Là, tutte e due, non è che ve la dovete ridere che ce l'avamo picchiato che chiesto. No, pure a voi, la pongia è la pongia, voi siete la pongia quella. Come le piacerebbe vedere suo marito da qui a qualche anno? Ah, de. A, in frac mentre lo portano a ritirare il premio Nobel. Olù. B, in smoking mentre lo portano a cena a Monte Carlo. C, in una cassa di Morgan dove supporto direttamente su alle... Chi le fa le domande? Tu. E perché insisti? In una cassa di Morgan mentre su porta. Oh, ha detto C. Se il suo migliore amico andasse a letto con sua moglie, lei gli chiederebbe A, una spiegazione, B, una giustificazione, C, una 100 euro. Oh! Sta la crisi! Oh! Sta la crisi! Ma che sei cretino? No. È amico suo! Ah, e allora a me 50? No! Lo sconto! No! No! No, niente! Niente! No, lui deve chiedere perché! E ti perché? Rompe cornie, non è che... Vabbè. Cosa ha risposto? C, la 100 euro. E la 100 euro serve sempre. Allora, andiamo qui davanti, signora! Si riprende tra l'altro. La signora fa finta di niente, come a dire... Con me ce l'hai. Se dici io guardo sotto il palco. Aspetta. Sì, no, quello non è corona di quel corona, quello è corona della birra. Corona. Ah, ho capito. Signora, la birra corona. Signora, la frase magica che più eccita suo marito. Sì. A. Amore, giochiamo al dottore e all'infermiera. Ah. B. Frustami, sarò la tua schiava. C. E a te, veloce, che ho sonno. Madonna santa, però. Ma quella è la frase culmine, ecco, proprio. Ma siamo al parco dell'Altamurgia. Se il presidente la chiede, te veloce, che ho sonno. Capito, no. Ma l'Altamurgia, questi lavorano dalla mattina alla sera, la sera stanno pure stanchi. Non è che si mettono a fare il movimento. Bravo, diciamo. Comunque ha detto C, e a te, veloce, che ho sonno. Guarda. Comunque ha detto C. Sì. Vi dà chi te tu che ride? No, giù, agli allora, a te, proprio sì. Perché... Allora... Asbi, dove sta la domanda? Ce l'ha. Ho perso la domanda, eccola qua. Ho perso la domanda. Se scoprissi a letto sua moglie con un altro, lei la prenderebbe A, con filosofia, B, con distacco, C, con la mazza. Con la mazza. Strascenda. Crick del 121. Un crick. Un corpo contro un dente, una cosa di... No, un corpo contundente che dava cadere. Andiamo avanti. Forti, comunque ha detto C con la mazza. Oh, allora. Forti. Noi sappiamo sì. Che il rapporto di coppia è bello quando... lo possiamo dire la parola sesso? Diciamo. Sì. Sapete cos'è il sesso? Sì. 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 Perché allora... Possiamo dire che il sesso è bello quando... È gratis! No! No, quando è divertente! È divertente! Quando si gioca col sesso! Giochetti col sesso, capito? Abbiamo mai sentito parlare di giocattoli? Gli estintori! Ehi! Per spegnere i bollori dell'amore! Le bottiglie! No!
gli afrodisiaci, gli afrodisiaci. Allora, io voglio sapere, qui ad Altamura, una domanda che faccio a tutti. Sì. Qual è il vostro afrodisiaco preferito? Ok. A. Il peperoncino tunisino. Olè! B. Le ostriche francesi. Olè! Ma la zucchina non è un afrodisiaco. Se te la mangi, caro. Non la vuoi la zucchina? E non la si picchia la zucchina? No, a po'. Cosa hanno risposto ad Altamura? Zucchina! 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 C'è stato quest'anno il problema di che si è alzata la zucchina? No! È caro, no, no! Signora, lei che ride qua vicino alla transenna. Signora, qual è la posizione preferita da suo marito? Sì. A. Quella del missionario. Lei... Massimo, qual è quella del missionario? Fai vedere. Donna, l'otto per miglia alla chiesa. Che non è che non dai costo. Allora, quella del missionario. Missionario. B. Quella dell'angelo. Sì. C. Quella dell'asse d'astino. Com'è? Quella della sedastino. Sarebbe la sedastino? Che lei si mette così e dice, fai tutto tu che sto stando. Madonna. E il marito va sopra e gli fa come l'appretto. Come l'appretto. Dice, amore, il nostro rapporto sta prendendo una brutta piega. Come l'appretto. Madonna. Sentite, come siete messi a politica qui ad Altamura? Perché è una domanda riguardante la politica, perché sappiamo che spesso e volentieri la politica entra nelle nostre case e, se vogliamo, entra anche nel rapporto di coppia. Ma spesso entra anche da un'altra parte la politica. No. Allora, anche per capire politicamente come siamo messi qui ad Altamura, voglio fare una domanda semplicissima, e cioè... Quando avete saputo delle dimissioni di Berlusconi, avete pensato A. Quanto ha fatto bene. B. Quanto ha fatto male. C. Quanto ha fatto Valerio Pantalamani. No. Contra fa. No. Nigeriano. No. Marocchi. Quanto ha fatto. Nipoti di Bara. Quanto ha fatto bene o quanto ha fatto male? Quanto ha fatto. Oh. Cosa hanno risposto? Quanto ha fatto. E poi? C. Basta. Ah, basta. Quanto ha fatto. Basta, quanto ha fatto? Madonna. Allora abbiamo le ultime tre domande. Sì. Le ultime tre domande. In fondo. Ah, là, vedi quella bella signora con la maglia bianca? Io una con la maglia bianca la vedo, bella non è. No, signora, non è. Allora, vedi quella. Sì, ce l'ho. Il marito sta mangiando una bottiglia di plastica. Ho capito, lui. Vedi? La moglie è quella che sta presto. Buongiorno, buonasera, signore. Che bella moglie. Farà vedere Angela Merkel, farà vedere. No! Come ve l'abbiamo fatto lo spread, signor? No, ehi, no, ci c'è niente. No, alla Merkel. Alla Merkel. Allora, signore. Visto che non ci sente nessuno. Che cazzo lo deve sapere? Cioè, ehi! È proprio una situazione intima, sembra di stare nel salotto di casa mia. Mocca a casa, dove è? Nel senso, Massimo, che siamo diventati tutti amici. Signora, vogliamo sapere quando fa l'amore con suo marito? Signor, quando fa l'amore con suo marito? Una volta all'anno che succede? Basta! Che lui si addormenta? Basta! Signora, quando fa l'amore con suo marito? Pensa A. Prendimi e fammi tua! B. Che bello! Lo farei per ore! C. Spezzami un braccio, almeno sento qualcosa! E non si può. Vabbè, ho capito, ma mi sta rovinando tutto in testa. Ma quello sembra che fa l'anestetista quando si mette a fare il motore. E non è che fa l'anestetista. Edda, cosa hai risposto? Ci spezzami un braccio, che sa la madonna, sento qualche cosa. Allora, questa è una domanda che facciamo nuovamente a tutti, perché riguarda la classica ragazza della porta accanto. Magari della porta accanto. Dovevo vivere sul pianerotto, lui dice che sempre la porta accanto. No, nel senso... Stiamo parlando di Belen Rodriguez. Belen! La conosciamo Belen? Farfalina! La conosciamo Belen? Belen. Quella che vince le fatte con Corona, porco di Martino, che quelle mamarroni la menata la sentenza psichiatra con la motocicletta. Quella. Belen, quella è. Allora, noi vogliamo sapere quando. Sì. Quando avete visto. Il filmino porno di Belen su internet. Perché lo avete visto? E se non ce l'avete visto lo diamo noi a 2,50€. No.
Il neo vaccino. No. Vedi lui l'ha visto. Oh. Che c'ha la moglie appresso con l'occhio, ha fatto così. Dall'altra parte sta la moglie, sì. Allora, quando avete visto quel filmino porno di Belen su internet, sinceramente, onesto, siccome non ce l'aspettavamo, avete provato A, un colpo al cuore, B, un brivido allo stomaco, C, un crampo alla mano, allora No. Secondo me quando ho perso almeno 10 decimi di vista un occhio. No! Tutti il giorno dopo col pastore tedesco e il pastore del piano. No. Cosa hanno risposto? C, un crampo alla mano. C! Bella la quella sembra la Merkel. No, ma dopo la serie, signora. Signore con la maglia arancione e la borsa a tracolla che fa tipo cinturino di sicurezza. Buonasera. Come si chiama? Non si chiama. No, non si chiama, sono gli altri che lo chiamano. La frase più ricorrente di sua moglie. A, guarda, e non sei solo a lavorare in questa casa. B, e pensare che ti ho dato i migliori anni della mia vita. C, ma fa bocca sta. Non è vero. Ha detto c'è la moglie, ha detto c'è. Ma sei bambino, non è nemmeno sposa. S'ha sfuato la moglie, ha detto c'è, sono 30 anni che glielo. Ha detto c. Oh. Mi dispiace. Abbiamo finito il test. Abbiamo finito. Allora, anche della possiamo avere i risultati? Un attimo che dobbiamo lavorare con il tablet. È tutto gratis, potevate stare davanti. No, poi se arrivano qua dalla questura li riportano i domicili. No, ce l'abbiamo, abbiamo il risultato del test. Abbiamo i risultati del test. Il computer ha parlato. Oh, quindi possiamo dire che ad Altamura, questa sera, durante la festa del parco dell'Alta Murgia. Sempre siamo da. Sempre. La risposta che ha ottenuto maggiori consensi è stata sì! Sì! Quindi possiamo felicemente dire che qui ad Altamura il rapporto di coppia è una chiavica! Grazie! Grazie, buona serata! Che bello, che bello! Allora.